Nuova luce sui sistemi esperti. Stiamo vivendo un revival delle reti neurali artificiali. Sono nate nei primi anni 40, hanno vissuto diverse primavere, sono tornate in voga perché sono il cuore tecnologico, la base del deep learning. Con esse si è portato nuova luce anche ai sistemi esperti. Attenzione però a non confondere queste tecnologie. I sistemi esperti sono maturati con la seconda, la terza primavera delle reti neurali, diciamo intorno agli anni 80-90, però diciamo che questa rinnovata luce sulle reti neurali fa bene anche ai sistemi esperti, perché sono tecnologie già mature che trovano diversi ambiti di applicazione. Ne abbiamo raccontato sul sito AI for Business perché ci sono alcuni casi concreti, come ad esempio nell'ambito dei configuratori di prodotto per la realizzazione di offerte complesse, quindi nell'ambito commerciale ma anche nell'ambito marketing. Potete trovare tutti gli approfondimenti sul sito di AI for Business. Gartner, i 10 trend tecnologici che cambieranno il volto agli analytics. Come sapete, Gartner traccia all'inizio di ogni anno una classifica sulle tecnologie che inizieremo a vedere già nei prossimi mesi e che poi matureranno piano piano nei prossimi 2-3 anni. Quest'anno la focalizzazione è sugli analytics, in particolare Gartner sostiene che nei prossimi mesi inizieremo già a sentire parlare dei cosiddetti augmented analytics, cioè sistemi che incorporano al proprio interno strumenti, di machine learning che aiutano a estrarre valore dai dati. Nella top 10 di Gartner in realtà si parla anche di explained AI e quindi di modelli di machine learning e di deep learning che dovranno spiegare il loro comportamento, quindi dovranno tenere traccia dei vari passaggi che portano ad un output o a una decisione. Questo è un aspetto molto importante per il business. Nella top 10 di Gartner si parla anche di blockchain, tuttavia dovremo aspettare ancora, diciamo, un medio-lungo periodo, dai 3 ai 5 anni se non di più, per poterla vedere applicata agli analytics. Tutti gli approfondimenti sono sul sito di Digital4. Intelligenza artificiale e reti neurali. Facebook vuole investire sui nuovi chip. È da diverso tempo che Facebook sta un po' gareggiando con Amazon, con Google per sviluppare nuove architetture hardware per accelerare il percorso e la maturazione dell'intelligenza artificiale, in particolare sui chip. Si è reso conto che i processori tradizionali hanno delle limitazioni. In un'intervista al Financial Times, il capo scientifico della ricerca specializzato in intelligenza artificiale di Facebook, Yann LeCun, sostiene che Facebook si augura di poter lavorare con tutti i principali produttori di chip. Ha già stretto lo scorso anno un'alleanza con Intel, diciamo che in questo quadro ha però lasciato un po' fuori Nvidia. Diciamo che in questa intervista Yann LeCun sostiene anche che Facebook sta lavorando allo sviluppo di chip proprietari, quindi sta collaborando con i grandi produttori, però di fatto si sta producendo anche in casa il proprio hardware. Vedremo quindi questo tipo di partnership e di alleanze come evolveranno e soprattutto come la prenderanno Intel e Nvidia, visto che Facebook diventa anche produttore di hardware proprietario. Gli approfondimenti sono sul sito di Corecom. Intelligenza artificiale che scrive da sola. Il progetto è stato sviluppato dall'Istituto con sede a San Francisco, OpenAI, che come sapete svolge un ruolo importante nell'ambito della ricerca dell'intelligenza artificiale, perché rende pubbliche tutte le scoperte e tutte le evoluzioni dell'intelligenza artificiale, proprio perché si è dato come missione quello di far comprendere le potenzialità ma anche i rischi. Ecco, nell'ultima pubblicazione OpenAI parla di questo algoritmo linguistico generico che analizzando una grandissima mole di testi dal web è riuscito addirittura a scrivere delle storie in autonomia, quindi non è solo in grado di tradurre il linguaggio naturale, di rispondere in modo naturale a delle domande, ma anche di scrivere completamente in autonomia delle storie. OpenAI ovviamente mette in luce questa ricerca non solo per i potenziali rischi nell'ambito delle fake news. I ricercatori un po' ironicamente
veramente dicono che gli esseri umani sono già capaci da soli di creare delle fake news, però ritengono di dover condividere con la comunità scientifica, in realtà anche con il grande pubblico, queste scoperte proprio per i rischi connessi. L'intelligenza artificiale deve essere patrimonio di tutti, ma deve essere anche governata nei rischi, quindi il fatto che possa autonomamente scrivere determinati testi che peraltro all'occhio umano possono anche sembrare scritti da un essere umano diventa un campanello d'allarme che la comunità scientifica deve iniziare a prendere in considerazione. Tutti gli approfondimenti e anche tutti gli studi sull'esperimento condotto da OpenAI lo trovate sul sito della MIT Technology Review.